prima domenica del mese delle vacanze, oggi 7 agosto, con un boom di partenze dallo scalo di Malpensa, con una stima di circa 100.000 persone in transito. Sono in partenza le famiglie, con tanti bimbi piccoli, molti passeggini nell'area check-in e si respira aria di vacanze, le prime vere dall'inizio della pandemia, sebbene molti indossino ancora le mascherine e tengano distanza a titolo precauzionale. Non si sono rilevati particolari disagi, nel pomeriggio sono un volo in ritardo di un'ora. In compenso sono ricomparsi gli abusivi che impacchettano i bagagli con il nastro trasparente e usando metodi artigianali, poiché al momento non c'è un servizio dato che non sono stati rinnovati gli appalti. All'interno dei parcheggi brevi del Terminal 1, nell'area delle partenze e degli arrivi, non sono stati rilevati particolari disagi, mentre arrivando all'aeroporto si sono registrate le auto parcheggiate a bordo carreggiata sia sulla 336 che alla rotatoria prima dell'ingresso al Terminal 1.